Paese è nuovamente in una fase di grande trasformazione. Finito il Covid, pensavamo a una grande ripartenza, stavamo già recuperando il 6% con un rimbalzo e poi un ulteriore 4% si prospettava per l'anno successivo. Poi questa guerra ha fatto aumentare l'inflazione, i prezzi delle materie che sono anche irreperibili, il prezzo dell'energia, quindi diciamo che di nuovo le aziende si trovano ad affrontare un momento di grande difficoltà. Dalla nostra survey sugli amministratori delegati, gli amministratori delegati hanno dichiarato di aver già messo in piedi dei piani di riorganizzazione delle proprie aziende, della supply chain, e i legal counsel sono impattati perché, come in tutti i momenti di trasformazione, la trasformazione porta nuova normativa, porta semplificazione della normativa precedente, e quindi dalla nostra survey emerge che i legal counsel si sentono di dover svolgere un ruolo strategico all'interno delle aziende, anche se effettivamente rispetto a al PNRR non si sentono abbastanza coinvolti. Un ruolo più strategico e anche più manageriale. Il PNRR è un'occasione unica non tanto e non solo per la capacità di spesa che offrirà al sistema italiano, ma è un momento importante perché ci permette di rinnovare i processi normativi, regolatori e autorizzativi. Però se vogliamo farlo dobbiamo avere una chiara consapevolezza del sistema economico e del sistema paese che vogliamo creare. Dobbiamo capire quali sono le filiere che vogliamo fare crescere per poter orientare non tanto e non solo gli investimenti, ma le regole con cui lavoreremo e vivremo nel futuro. Quello che i legal counsel intervistati da noi e da SVG ci dicono è che sicuramente dovranno affrontare rischi legati alla sicurezza dei dati. Si parla tanto di sovranità digitale, effettivamente in questo senso la privacy e tutto il mondo che gira intorno alla privacy, della compliance, è fondamentale ed è al primo punto dell'agenda. Più dell'80% di loro ci ha risposto questo. Il secondo punto della loro agenda riguarda la sostenibilità. Di sostenibilità se ne parla tanto, poche aziende sono veramente consapevoli, infatti ci dicono che solo una percentuale molto bassa di manager, dicono il 10%, è consapevole dei rischi legati, rischi ambientali legati alla sostenibilità, e solo il 16% ha già messo in atto piani di sostenibilità. Quando si parla di ESG, di sostenibilità, spesso si pensa all'ambiente, che è una cosa riduttiva, importante anche nel nostro caso di Plenitude. Stiamo investendo, abbiamo investito negli ultimi mesi 2 miliardi e 6 in energie rinnovabili, però non bisogna dimenticare gli aspetti invece sociali e di governance, e quindi l'attenzione alle persone di base. Questa è una delle priorità che bisogna avere continuamente, ad esempio anche nel modo in cui le persone lavorano, negli orari che costringiamo a seguire le persone che lavorano con noi. Questi sono fondamentali, il diritto alla disconnessione ad esempio, che è stato introdotto da noi con una lettera, poi da Cucinelli, da SNAM, da ENI, è uno di quelli da rispettare e da tenere sempre presente nella nostra attività. La carenza di grandi fondi di investimento nazionali nel paese, diciamo, è un elemento, come dire, che va attenzionato. È evidente che la partecipazione di quelli che sono gli investitori istituzionali, le casse previdenze, i fondi pensione, le assicurazioni, è ancora ridotta rispetto alle aspettative di investimento nell'economia reale. Abbiamo alcuni dati Covip da cui risulta che meno di 15 miliardi di euro rispetto al patrimonio complessivo dei quasi 300 miliardi tra casse previdenze e fondi pensione sono dedicate a imprese con titoli non quotati. Quindi questo, diciamo, è un tema. Come mettere a terra il PNR presto e bene? Probabilmente senza l'aiuto degli investitori nazionali e internazionali privati sarà molto molto complesso. Il panel di questo pomeriggio ha rivelato come esistano ancora numerosi pregiudizi in materia di data protection. La normativa introdotta dal GDPR viene vissuta più come un ostacolo alle libere iniziative di business che come un'opportunità.
A mio avviso, invece, il framework normativo introdotto dal GDPR è molto più agile ed è meno prescrittivo della normativa previgente. Consente infatti al titolare di costruire, accanto alle proprie iniziative di business, il proprio sistema privacy. Il GDPR ha introdotto infatti il paradigma della privacy by design e consente in questo modo all'imprenditore, alle aziende, quindi al titolare, di costruire, come dicevo poc'anzi, le proprie iniziative di business liberamente, muovendosi nell'alveo di pochi essenziali principi che anche da soggetto interessato, è auspicabile, meno male che ci sono.